Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme il ciambellone alla Nutella. Se mi seguite, conoscete il mio amore per le torte versate e quindi ho voluto provare lo stesso sistema per preparare la ciambella. In questo modo, con questo procedimento, la Nutella rimarrà al centro della ciambella e non cadrà sul fondo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 280 g di farina 00, 180 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 50 g di fecola di patate, 3 uova, 100 ml di latte, 50 ml di olio di semi di girasole e circa 150 g di Nutella. Iniziamo la preparazione inserendo all'interno di una ciotola le uova e lo zucchero, sì, le uova e lo zucchero, e mescoliamo con lo sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto ben spumoso. Con lo sbattitore in movimento aggiungerò prima il latte e poi l'olio di semi di girasole. Infine aggiungo farina, lievito che già ho messo nella ciotola con la farina e la fecola di patate. Mescolo bene il tutto sempre con lo sbattitore elettrico. L'impasto è pronto. A questo punto prendete uno stampaciambella da 24, il mio stampo è da 24 e mezzo. Io non lo imburro perché il mio stampo non ne ha bisogno. Voi imburrate e infarinate lo stampo prima di utilizzarlo e versate all'interno dello stampo metà dell'impasto ottenuto. E adesso infornate in forno caldo statico a 180 gradi e lasciate cuocere per 20 minuti. Dopo 20 minuti tolgo la ciambella dal forno e aggiungo la Nutella, aiutandomi con un cucchiaino. Come vi dicevo, con questo sistema la Nutella resterà proprio qui, al centro della ciambella. Non affonderà. Verso l'altra metà l'impasto e in forno nuovamente, questa volta lascio cuocere per 25 minuti. La temperatura del forno è sempre quella perché mentre facevo la torta con la Nutella il forno è rimasto acceso. Ci vediamo dopo con il risultato finale. Ecco qui la ciambella, l'ho sfornata e l'ho tolta dallo stampo e l'ho spolverizzata con zucchero a velo. Mi raccomando, tenete sempre in considerazione i tempi del vostro forno. Ad esempio, io alla seconda infornata l'ho tenuta 20 minuti, perché si era già ben colorita sopra. Quindi mi raccomando, tenete sempre in considerazione i tempi del vostro forno. Adesso la taglio così vi faccio vedere l'interno. È ancora calda, esce il fumo. È super deliziosa. Ecco qui la fetta. Vedete? La Nutella resta esattamente dove l'avete posizionata. Ed eccola qui, la ciambella pronta per essere sfornata.
servita e gustata. Io ve la straconsiglio, è una ricetta veramente semplice, come avete visto, ed è molto molto buona, soprattutto per la colazione e la merenda. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se provate a farla fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta. Ciao!